Ciao amici di Paolani Life, sono René Pichaider. Ci troviamo qui in Alta Badia, sono il direttore pista della gara di Coppa del Mondo che disputeremo la domenica qui in Alta Badia, maschile. Stiamo preparando la pista, come potete vedere alle mie spalle. Abbiamo iniziato lunedì con la preparazione delle reti e siamo riusciti in mezza giornata a finire tutto il lavoro. Abbiamo messo circa 3.000 metri di reti in mezza giornata. Nei prossimi giorni inizieremo a montare materassi di protezione per le telecamere per renderla più sicura possibile. Stiamo iniettando in questo momento l'acqua con una pressione di circa 7 bar in modo tale di farla penetrare il più possibile nel manto nevoso in modo tale di renderla ghiacciata fino a una profondità di circa 30 cm. L'importante in questa operazione è che i buchi dove viene forata l'acqua, dove viene infiltrata l'acqua, che non vengano tappati dalla neve che sta cadendo in questo momento. L'acqua che stiamo prendendo la stiamo prendendo da dei laghetti artificiali costruiti appositamente dagli impianti a fune qua dell'Alta Badia, in modo tale di non andare a toccare l'acqua potabile del comune, e quest'acqua non viene aggiunto assolutamente nessuna cosa chimica. Abbiamo continuato ieri con questo lavoro che vedete qua alle mie spalle, da in cima fino all'inizio del pianetto. Abbiamo lavorato con una media di 100 metri cubi d'acqua all'ora. Lunedì avremo qua anche lo slalom speciale maschile che partirà da metà della stretta e arriverà fino in fondo qui. Da 3 anni abbiamo inserito le ultime 2 gobbe in modo tale di rendere anche lo slalom un po' più interessante, un po' più impegnativo per tutti gli atleti. Abbiamo avuto un autunno abbastanza mite purtroppo, siamo riusciti a far poca neve, ma per fortuna qua in Alta Badia abbiamo un ottimo impianto di nevamento che ci ha permesso di preparare la pista con un manto nevoso di circa 50 cm di spessore e neve compatta. La neve da noi in Alta Badia è sempre benvenuta, a parte questi 3 giorni prima della gara che ci dà solo fastidio. Ci toccherà buttarla fuori tutta dalla pista, buttarla purtroppo nel bosco. La pista deve essere più dura possibile per tutti. La differenza tra la pista di Coppa del Mondo e le piste che abbiamo poi su tutto il comprensorio dove arriveranno i nostri amici a trovarci qui in Alta Badia è che questa viene mescolata con dell'acqua per renderla più dura possibile. Le altre piste vengono solo sparate con degli appositi cannoni, viene costruita questa neve, poi viene spianata dal gatto ogni sera per renderla più morbida e più facile possibile, in modo tale che tutti i clienti che vengono a trovarci riescono a sciarci bene sopra. Finita la gara, la pista non sarà sciabile per la gente per almeno 2 giorni perché sarà un lastrone di ghiaccio e diventerebbe troppo pericolosa. Faremo di nuovo altra neve sopra e cerchiamo di mescolare il tutto in modo tale di renderla più sicura possibile anche per i clienti che arriveranno settimana prossima. Un saluto a tutti gli amici di Paolani Life, ci vediamo domenica qui alla gara di Coppa del Mondo e magari tutto l'inverno qui a sciare insieme a noi nell'Alta Badia. Ciao!